grande rammarico perché l'Empoli ha fatto una gran bella partita, ha prodotto tantissimo, onestamente non meritavamo di perdere. Sì, assolutamente c'è rammarico perché c'è la consapevolezza che potevamo assolutamente portare a casa dei punti per la prestazione che abbiamo fatto, per tutto quello che abbiamo creato, per i 95 minuti che abbiamo fatto, sei stato in gara dal primo all'ultimo secondo, proponendo veramente, secondo me, una grande prova, una grande prestazione. Le ragazze sono state bravissime, io faccio i complimenti perché stiamo facendo passi in avanti clamorosi e credo che oggi sia stata un'ulteriore dimostrazione del fatto che si sta facendo un bel percorso e che le ragazze, queste ragazze, possono veramente, secondo me, fare tanto. Chiaro, oggi non abbiamo trovato punti e dispiace perché potevamo assolutamente farlo, però quando da queste prestazioni tu trovi il dispiacere di non aver fatto punti, e questo è perché hai la consapevolezza che sei cresciuta, che meritavi di poterli fare e che puoi tranquillamente giocare queste partite facendo gara, e quello che abbiamo fatto oggi è stato proprio questo. La squadra ci ha messo grande attenzione in fase di non possesso e poi quando ha potuto ha palleggiato, è ripartita bene, ha costruito con coraggio, con personalità. Era un po' quello che dicevi tu in sede di presentazione della partita e poi la squadra l'ha interpretato restando in gara tutta la partita, in sostanza. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, la partita che abbiamo preparato, molto attenta in fase di non possesso, coraggiosa in fase di possesso, cercando di muovere loro da una parte all'altra del campo, cercando di ripartire velocemente nel momento in cui riuscivamo a recuperare palla dentro il campo, una partita di densità interna, una partita di uscite esterne con i tempi giusti, e poi in fase di possesso è fatto bene, abbiamo creato 5-6 palle gol pulite, fondamentalmente dietro non abbiamo rischiato niente, sulle loro palle lunghe, sull'attacco loro della profondità non siamo praticamente mai andati in difficoltà. Sappiamo che giochiamo contro una grande squadra, ma il fatto di aver fatto una grande partita contro una grande squadra ti dà ancora più consapevolezza, e questa è già la terza volta che succede, perché è successo con la Juve, è successo con il Sassuolo, è successo anche oggi, e dispiace non aver raccolto, però noi dobbiamo andare avanti consapevoli del fatto che prima o poi raccoglieremo anche i punti contro queste squadre, e io sono molto fiducioso, le ragazze sono state bravissime e a loro faccio i complimenti e dico dobbiamo andare forte, a continuare così, lavorare forte, e faremo punti anche con le squadre importanti del nostro campionato di prima fascia. Ma adesso pensiamo alla prossima, abbiamo una partita determinante che è quella con la Sampdoria, e io sono convinto che se portiamo in campo la voglia di far bene che abbiamo oggi faremo un risultato, e ne sono certo di questo. L'Empoli è andato sotto in una delle rare concessioni, soprattutto nel secondo tempo al Milan, però la squadra ha continuato a giocare, ha attaccato fino in fondo, fino alla fine, un'occasione clamorosa, botta sicura su azione d'angolo di Tamburini che poteva anche darci il pareggio. Sì, beh, questo è un altro passo in avanti che secondo me abbiamo fatto, cioè il fatto che quando vai sotto non ti spegni, non resti in gara, anzi provi ancora a recuperarla, ed è quello che poi è successo. Le ragazze sono state in gara fino alla fine. A volte purtroppo sembra che non giri bene sotto certi punti di vista, però quando crei tanto prima o poi torna, e io sono convinto che prima o poi riusciremo a raccogliere tutto quello che creiamo.